Ok, bella a tutti ragazzi, sono Roma. Io sono Rosso. E oggi siamo tornati su Shovel Knight. Cosa facciamo? Andiamo nel castello di King Knight. Andiamo. Let's go. Inizia a scavare. Ok. Perfetto. Bene, proseguiamo. Ce l'avamo lasciati l'altra volta. Ok, è la prima volta che sto giocando, tranquilli, calma. L'ultima volta ci siamo lasciati dove? Eravamo nel villaggio, mi pare. Sì. Perfetto. E io quelli come li recupero? Salve. Ma no, colpiscilo! Colpiscilo, sì! Colpiscilo, dai, Shovel Knight, sveglia fuori. Pensa in giù! Ah, ok, sì, semplicemente. Ha laggato. Non è colpa. Prenditela. Mi stai dissanguando. No, ragazzi, stiamo morendo. Ok, ce la possiamo fare. Prendo il foglio rosa. Ce la possiamo fare. L'ho fatta. I soldi. Ehi, i soldi. Adesso li recupero, tranquilli. I soldi. Tranquillo, adesso li recupero. Datemi un attimo di tempo. Muori, cavallo di merda. Ok. Perfetto. Sì, così. Vai, avanti. Bravo. E dai, non riesce a salire, ma sì, infatti è sbrevo. Vai, salta e lagga. E solo con le lagga. Madonna mia, se mi sono preso male. Scava. Colpisci il cazzo di scarabocco. Ok. Andiamo in alto. Topi volanti. Ho preso la magia. Io distruggo tutto, raga, c'ho questo vizio che a me piace distruggere tutto. Con calma, sennò questo qua mi fa il culo. Perfetto, andiamo avanti. Ok, come gioco devo dire che non è male. È un attimo per starci attenti, però dopo di merda faccio colazione, cazzo. Qualcosa lì mi fa male, vero? Sì, però si scende. Oh. Non ti fa niente! Non è vero, prendi. Anni due, Goku. Goku, penso dei. Scarafaggio morto. Ok, abbiamo preso la nostra gemmina. Checkpoint. Andiamo qua dietro, magari c'è qualcosa di interessante. Pollo, rigenera vita. Giusto? Ah. Ok. Questo è un cavaliere d'oro? Sì. Puoi anche evitarlo se non. Ma io ci combatto. Guarda come lo truccio. Faccia lei. Ehi là. Ecco. Perfetto. Bravo. Ci servono i soldi. Devo recuperarli dopo tutto. Sì. Perfetto, bravo cavallino. Vieni qua. Dai. Ok. Come prima recuperiamo i soldi, vedi? Sono morto tre volte come un rincoglionito prima, però sì, ti piacerebbe. Ecco, sono già tornato alla cifra di prima, o sbaglio? Sì, non guadagnare. Sì, vabbè, li recupereremo. Vieni qua, come li provo ad andare alla ganca? Non arrivo. Vuoi dire che ci provo? Non ci arrivo. No, non ci arrivo. Fa niente. Sì, devo andare. Sicuramente crepo, raga. Era scontatissimo. Ok, riproviamo. Forza. E coraggio. Avanti tutto. Stiamo attenti un attimo. Porco cane. Corro, salto, sì. Okay, niente, non è che devi dire ogni cosa che fa. Riproviamo. Che culo. Ah. Cosa c'è di qua? Lampadari. Che crolleranno di sicuro, ma io corro. Oddio. Jesse, nel villaggio in campagna da me trovo migliore a fare. Non crederai a quello che ho
abituato a questo paura. Vuoi vederlo? Ma sì, grazie. Se il contenuto del paura è sì. Vabbè, per forza. Bella la bacchetta luminosa. Sì. Campettosa esplosiva. Ma per mille. Compriamola. Grazie, grazie. Le bacchette che lancia palle di fuoco. Mantieni il V, premi G per tirarle. Perfetto. Le palle di fuoco. Torniamo indietro. Serviranno contro i maghi, immagino. O contro chiunque. Contro chiunque che sia a distanza. Tipo il trucco. Ok. Madonna. Ma regia. Eccoli qua i nostri simpaticoni. Via uno. Via un altro. No, ora sì. Sono simpatici però, dai. Come la cancrena. Sì. Mandami in cancrena le gambe solo a vederli. Andiamo in alto, vediamo cosa c'è. È il mago. Ottimo modo per schivare, direi. Colpire la parete è sempre la soluzione buona in questi giochi, infatti vedete c'è un bello scritto. Siamo ricchi! Ma quando mai? Vale, vale. C'è un bel cavallino lì che ti aspetta, guardalo, guardalo. Voli? Lizzo, vai indietro a prendere il checkpoint. Grifo. Che cazzo sei tu? Ah! Mancato poco e finivamo giù. Top. Andiamo di palle di fuoco. Mela! Ah. Sono morti tua mamma, mi ha perso le robe, non fa niente. Combattimento impegnativo, direi. No. Rompe un po' il cazzo. No, sotto! Sì, ma non va. Ok, è morto. Tipo. Non so come sia successo. È esploso. Esploso dopo. Ok. Proseguiamo. Ecco, quello lì è un libro magico che quando attivato tira fuori una stradina che purtroppo è a tempo però. Perché se non è a tempo nei giochi non è bello. Ti mette già fretta in culo di andare avanti. Ah! Non ho fatto presa il tasto! Accelereremo solo un pochettino, mi dico. Oh, non avevo notato questo. C'è la magia. No, la canzone. Ah, la canzoncina. La canzoncina. C'è un bel topo lì che è stato... BAM! Topo di merda! BAM! Bene, la canzone l'abbiamo presa, va avanti. L'hai presa? Certo, perfetto. Quella te la pompa. Baffo. Quanto li odio. Che stiamo facendo? Aspetta! Non avere così paura, vai! Vai! Perché con te l'altra? Cincicchia! Perché devi laggare? Sono con te! Questo qua è un tipico esempio di come potremmo smattare. Oh, buono. Tranquillo, quando ci eravamo tipo 2007. Siamo arrivati a 1004. Quando ci fissiamo su un pezzo continuiamo a morire. Continuiamo a morire, è inutile, è una maledizione. La maledizione del libro fantasma. La maledizione del gioco di merda. Fortunatamente c'era il libro. Oserei dire. Ok, perfetto. Qui c'è un... La padari! Tanto c'è il pollo. Tanto c'è il pollo. Il pollo, ragazzi, salva la vita, ricordatevelo. Bomba! Prima... Se non c'è una bomba.
non c'è la bomba, c'è la mela. La bomba. Meglio la bomba della mela. Ma voglio vedere cosa succede, ucciderlo se ce la faccio. Accoppa un po' in questo modo. Mi sa che adesso può colpire finché non tira fuori. Ok, la zappata mi mancava. Oh, oro esploso. Tu hai lasciato un collo. Sì, e tanto oro. Meglio direi. Jackpot. Perfetto. Oh, salve signore. C'è un intruso tra noi. Sparisci dalla nostra sala di trono, furfante. Non sono più intruso di quanto non lo sia tu. Non sei neanche un vero re. Oh, ti sbagli. L'incantatrice si è accorta del mio aspetto regale. E ora tutti si inchinano al mio cospetto. Sei solo uno scadente da Merino. Ti insegno io cos'è la giustizia. La giustizia del Badile. Silenzio. A noi due. Badile, dai cazzo. Questa era bellissima. Ragazzi, ricordatevi che la giustizia del Badile vince su qualunque cosa. Sì. Anche su un record. Che mi sembra tanto Jamie dei Cavalieri dello Zodiaco guardandomi in faccia. Perché lui. Quindi no, aspetta, la giustizia del Badile. Se vai in tribunale con un Badile vieni automaticamente assolto. Tecnicamente. E perché i coriandoli fanno male? Perché? Allenci con la carta, poverino! Ok, è stato fulminato, poverino. Yes! In alto la pala. Solo di pala. Chi di pala colpisce, di pala perisce. Bravo, ragazzi. Ok, mi è piaciuto molto. Ammazzare il re. Siamo al solito falò. Mi dorme. Svegliati, forza. Non dormire. Non c'è cinschi. Si svegli, forza. Ok, si è svegliato. Beh. Con un salto, io non devo svegliarmi, non salto mai. Avanti tutto. È finito anche il livello della fortezza di Freedemo. Quello chi è? Dobbiamo fare un salto. Ah sì. Credo sia un combattimento alla Mario Bros. Tipo, ti ricordi? Cioè? Quando tipo sulla stradina apparivano... Porca zozzeria. Vabbè, tanto sono tanto. Quando sulla stradina apparivano tipo i cosi, i funghettini. Ah, sì. E uno di loro. Poteva fare avanti dietro. Però lo dobbiamo sopprimere. Direi di non prendere quei cosi lì perché si finisce giù. No, nel saltare. E uno che si prende. Ciao draghetto che ha fatto una planata verso di noi. Ma io può. Io può tutto. C'è un bel bar, uno scrigno. Mancato. Morto. Ah, è uscito suo fratello adesso. Attento. Mio Dio. Cos'è quel coso da giù? Ah no, sono più quello. Ciao, Rischio. Basta. Tutto lì. È morto. Sì, vabbè. Direi che come episodio la possiamo chiudere qua. Sì. Come secondo episodio è stato abbastanza intrigante dall'inizio fino alla fine. Qualche morte, bestia interiore, però. Abbiamo perso tipo 5.000 di oro, ma non importa perché li abbiamo recuperati. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi. E noi ci rivediamo al prossimo video. Quindi, bella ragazzi.